Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui in questo videoblog perché vi voglio far vedere la mia squadra del fantacalcio e spiegarvi un po' come è nato questo fantacalcio. Prima di tutto è il primissimo fantacalcio che faccio. L'ho fatto insieme a 11 altri miei compagni di università e come potete vedere fra poco non è un fantacalcio ordinario, diciamo, perché prima di tutto è iniziata la settima giornata e non alla prima. Seconda cosa invece, siccome quasi nessuno di noi vive vicino o comunque viviamo praticamente sparsi un po' per tutta Italia ed estate ognuno è a casa sua, non siamo riusciti a fare un'asta. È già il secondo anno che ci proviamo, è il secondo anno che non ci riusciamo, e allora abbiamo deciso di rimediare in qualche modo, giusto per divertirci, fare questo fantacalcio dando 300 crediti a ognuno e comprando ognuno chi voleva. Ovviamente qualche giocatore simile, qualche giocatore in comune, tra cui Piatek, perché praticamente l'hanno preso su 12 persone, l'hanno preso in 10, perché ovviamente più o meno sai già com'è andata la stagione, le prime 6 partite, qual è il giocatore ha giocato meglio, quale ha giocato peggio, quindi non è proprio il massimo farlo così, però almeno siamo riusciti a farlo e ci possiamo divertire. Come potete vedere, questa è la classifica. Noi siamo la Joga Malito FC, cioè noi io. Questo nome praticamente lo sto usando da FIFA 16, credo. Sì, FIFA 16. E quindi l'ho portato avanti su FIFA 17, FIFA 18, FIFA 19 solo dall'app. Vediamo se lo comprerò, anche se siamo già al 6 ottobre, quindi già un po' in ritardo. Però non sono molto convinto. E siamo settimi, proprio metà classifica, perché la prima partita l'abbiamo pareggiata. Ora si sta giocando la seconda e vediamo un po' come andrà. Prima vi faccio vedere la classifica e diciamo i dati sociali della squadra, cioè la divisa, quelle cose lì, giusto per far vedere un po' com'è. E poi dopo vi faccio vedere la rosa. Come ho detto, siamo settimi in classifica. Abbiamo pareggiato la prima partita contro l'ACP FC, che è subito sopra di noi perché ha fatto più punti, ma abbiamo messo l'impostazione che il gol è valido ogni 4 punti, quindi è finita 4-4. Mentre la prima è la Precotto Free, la seconda è la Sampdoria, se non sapete chi è Dodoria, quello di Dragon Ball. Poi c'è il Birra Real, nomi ignorantissimi. Poi c'è la FC Viareggio Merda, che non me ne vogliono i viareggini, però non l'ho scelto io il nome. I Romanacci, potete immaginare da dove viene il proprietario della società. La CPC FC, la Joga Malito FC, che sono io. L'FC Sukema Dikalo, che nome più bello non c'è. Lo Scarsenal, squadra londinese doc. L'Hellas Madonna, che non è una bestemmia, mi raccomando. La S Tronzi, che si legge Astronzi, e poi ultimo il fanalino di coda, per ora è la Cipicchia, che fa il derby con la Cipicchia FC. Qui in alto invece si può vedere il nome della lega, il nome della squadra e il mio nome, ovviamente è il Verga, la Joga Malito FC, e la lega si chiama Culatello, che si legge Culatello. Andiamo a vedere se posso farvi vedere il logo. Ecco qua i dati sociali, diciamo, con il logo che sarebbe il logo dello Sparta Rotterdam, che ho un po' rimodificato perché la maglia in realtà è rossa e bianca e sotto c'è scritto Sparta Rotterdam, e io l'ho rifatta con Joga Malito e i colori arancione e nero, così come la maglia con lo sponsor Linkem, una stellina che me l'ha data lui di base, non la volevo, e lo sponsor e la patch della Champions League sulla manica. Però ora passiamo alla vera parte fondamentale del video, che è la mia squadra. Vi ricordo che, come vi ho detto prima, avevamo 300 crediti con cui comprarci i giocatori in base alla lista che dava il sito, che è Lega Fantagazzetta, no? Quindi in base a quello dovevi farti la squadra. Non è che abbiamo fatto aste, visto che tanto non abbiamo fatto l'asta, quindi non c'è suspense, non c'è oh chi ho preso, chi non ho preso. Ve la faccio vedere subito e andiamo a vedere i giocatori, vi dico perché li ho presi. In porta il titolare è Handanovic e ho comprato il secondo Padelli a 1, così se non gioca Handanovic metto Padelli. Avevo comprato Berni all'inizio, però ho detto tanto Berni non giocherà quasi mai, allora ho preso Gomis, il portiere della Spal, che aveva iniziato benissimo, ora sta facendo un po' meno bene, però vabbè. Poi i difensori sono Asamoah, Casares, Dell'Orco, Magnani, Milenkovic, Sierralta, Skriniar, Tonelli.
Quelli con cui gioco titolari, la difesa 3, sono Asamoah, Milenkovic e Skriniar. Purtroppo la prima partita ho fatto pochi punti anche perché Asamoah e Skriniar non hanno giocato, quindi mi sono entrati Tonelli e Caceres, che però ha giocato il derby, non ha fatto molto bene. Mentre gli altri li ho comprati, diciamo, da riserve. Infatti in panchina tengo Tonelli e Caceres, appunto, gli altri proprio fuori. A centrocampo invece abbiamo Allan, Barella, Chiesa, De Paul, João Mario, Minala, Zaniolo e Zielinski. I titolari che ho usato nella prima partita e anche nella seconda che si gioca ora sono Allan, perché comunque credo più o meno il 6 lo prende sempre, il 6 e mezzo così, perché è un buon giocatore. Barella, che sta facendo molto bene ed è rigorista. Chiesa, che anche lui ha iniziato benissimo. De Paul, anche lui come Chiesa è iniziato benissimo e non so se è rigorista nell'Udinese, forse non, quello non me lo ricordo, però mi piaceva. E poi l'altro titolare, diciamo, che si gioca al posto da titolare è Zielinski, anche lui del Napoli, come Allan, gioca sempre bene e fa anche tanti gol. A volte non gioca sempre, però, cioè entra dopo, però i gol li fa, quindi l'ho tenuto in panchina. I tre invece che ho voluto comprare così per risparmiare crediti sono João Mario, Minala e Zaniolo. Minala l'ho preso quasi per mascotte, no? Perché se non sapete chi è quel ragazzo che ha tipo 20 anni, 18 anni, 19 anni, non mi ricordo, ma sembra che ne abbia 40, e tutti ne parlavano 3-4 anni fa riguardo appunto la sua età. Poi Zaniolo, centrocampista dell'Inter che è andato alla Roma nella Farina in Golan, ha giocato contro Real Madrid in Champions titolare e ho pensato, vuoi che non trovi spazio anche durante la stagione? E allora, visto che costava uno, l'ho preso. Infine João Mario l'ho preso perché ho letto qualche post su Instagram dove dicevano che João Mario si stava allenando molto molto bene negli ultimi tempi e che stava piacendo a Spalletti, quindi ho pensato, gli piace all'allenatore, può far turnover visto che gioca le varie coppe l'Inter. João Mario l'ha pagato un bel po', non credo che lo voglia dare via a zero. Ho detto magari entro gennaio lo fa un po' giocare, così riesce a venderlo a qualcosa, e quindi ho puntato un po' su di lui visto che costava solo 2. Poi infine in attacco ci sono Calaiò, Caprari, Cristiano Ronaldo, Cutrone, Icardi e Piatek, quindi abbastanza forti direi. Ovviamente i tre titolari sono Icardi, Piatek e Ronaldo, mentre i due sostituti, diciamo, che stanno in panchina sono Caprari e Cutrone. Prima Cutrone, poi Caprari. Prima al posto di Caprari avevo Caputo, però lo dell'Empoli che stava giocando bene, però poi l'ho dovuto dare via, l'ho dovuto cambiare per finire la squadra. E infine ho puntato su Calaiò, visto che ha la squalifica fino a fine anno, costava 1, ho detto poi dopo magari rientra e trova, non so se trova spazio con Gervinho e Inglese, però magari, sai, qualcosa fa. La rosa appunto l'ho pagata 300 milioni e ora che vedo qui in basso il valore è aumentato a 303, buono. Quindi se nel mercato di riparazione dovrò cambiare qualcuno, ho 3 crediti in più rispetto all'inizio. E niente, questa era la mia squadra del fantacalcio, quindi la mia prima esperienza nel fantacalcio. Non so, magari a fine anno vi farò un altro video per farvi sapere un po' com'è andata, e magari anche qualcuno durante l'anno, non lo so. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, commentate dandomi consigli su come migliorare sia a fare i video, in questo caso anche a giocare al fantacalcio, quindi chi mi consigliate di mettere, chi mi consigliate poi di togliere a gennaio. Per questo video è tutto, ciao!